Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Io sono Glaciosphere e in questo video andremo a catturare Coraidon. Ma andremo a catturare un vero e proprio Coraidon che poi possiamo utilizzare, non quello che vedete qui che usiamo come cavalcatura, ma un vero Coraidon, che sarebbe quello che abbiamo visto nel finale del gioco, ovvero Coraidon Formalotta, che si trova ancora nelle profondità dell'Area Zero. Per far ciò vi farò vedere appunto come fare in questo video e quindi vi invito a lasciare un bel mi piace al video se lo troverete utile, a commentare facendomi sapere chi preferite tra Coraidon e Miraidon, perché questa guida va bene anche per Miraidon nel caso in cui state giocando a Pokémon Violetto. Semplicemente troverete Miraidon al posto di Coraidon e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora tuffiamoci nell'area zero e andiamo a catturare Coraidon. Come sempre, ragazzi, ho già fatto dei video su come catturare i tizi, appunto, quelli che sono, diciamo, imprigionati nei vari altari, quelli colorati, no? Blu, verde, giallo e viola. Quelli li ho già fatti, quindi se vi interessa andarli a vedere, andateli a vedere. Per questo video, invece, dovete andare nella stazione di monitoraggio numero 4, uscire, e ritornare proprio in basso, dove c'è stata la fine del gioco, praticamente. Dovete andare lì. Dovete andare lì e dovete disattivare anche il salvataggio automatico, vi faccio vedere da qui. Allora, in opzioni, disattivate il salvataggio automatico quando andate a fare qualsiasi leggendario. Perché questa cosa? Perché se fate un leggendario con il salvataggio automatico attivo, nel momento in cui lo andrete per sbaglio ad uccidere, il gioco salverà automaticamente, immediatamente dopo la battaglia, quindi lo perderete, non potrete ricaricare il salvataggio. Capito? Quindi disattivate il salvataggio automatico. Poi in caso lo riattivate quando avete già catturato il leggendario, non c'è problema. Detto ciò, quindi siamo qui nella profondità dell'area zero con il bel coda urlante lì tutto fiero e dobbiamo scendere. Dobbiamo andare proprio in basso, in basso, in basso, in basso. Dobbiamo scendere perché è proprio in basso che troveremo il nostro amico leggendario. Allora scendiamo. Ok, eccolo qua. Vedete? Eccolo qua. Ok, mi sono confuso all'inizio del video. In Scarlatto trovate comunque Coraidon, mentre in Violetto trovate Miraidon. Ok, pronti? Pronti. Guardate che è di livello molto alto. Intanto là sotto vedo un Grandizzane che devo ancora catturare. Quindi andrò a prendermelo dopo. Ma andiamo a prenderci questo Coraidon, guardo lì fiero. Vai, tac. Dove è andato? Ok, era scomparso. Mi sono preso un colpo e ho detto, magari si è buggato, adesso non esisterà più nella vita. Tra l'altro forma lotta. Wow, ok. Diamo inizio a questa lotta contro Coraidon. Ritmo Doricalco, la luce diventa intensa e fa scatenare il ritmo dell'antichità. Ok, fammi fare la giusta inquadratura e poi andiamo di paralizzante. Azza, lanciafiamme, mi sciotta? Fortunatamente no. Jumpluff riesce a buttargli il paralizzante, ottimo. Ottimo, ottimo così. E vi ricordo che Coraidon dovrebbe essere di tipo Drago Lotta, eccolo qua, quindi attenti a quello che fate. Andiamo di acrobazia che è super efficace, ma non dovrebbe in alcun modo ucciderlo. Appunto. Ok, lui è paralizzato, non può girare. Andiamo ancora di acrobazia. Se fa brutto colpo lo ammazziamo probabilmente. Se non fa brutto colpo va a vita rossa. Perfetto. In questo modo è in range di cattura. Se volete essere ancora più fighi mentre fate questa cosa, portatevi un Pokémon che possa diminuire la precisione dell'avversario e fatelo andare a meno 6 di precisione e paralizzato, così non attacca proprio più nella vita. Andiamo di Ultra Ball. Non sono sicuro che le Dusk Ball facciano il loro effetto qui dentro, ovvero le Scuro Ball. Tecnicamente è una grotta, quindi dovrebbero avere effetto le Scuro Ball. Quindi proviamo con le Scuro Ball. Allora, andiamo a prenderle. Eccole qui, vai. Nel frattempo quel Coraidon si sta boostando in una maniera incredibile, eh. Attenzione. Perché sarà anche molto difficile da catturare. Ecco che arriva ancora di lanciafiamme. Questa volta Jumpluff ovviamente non può resistere.
Io a questo punto ho paura che abbiano degli attacchi di tipo lotta, però manderei Dutchsboon. Per me Dutchsboon è un buon tank contro questo Pokémon, eh. Tipo Folletto, le sue mosse di tipo lotta, fuoco. Fuoco non avrebbero proprio effetto, anzi aumenterebbero la mia difesa speciale. Lotta avrebbero. Sarebbero poco efficaci. Anche tipo drago. Quindi Dutchsboon non è niente male come tank contro questo tipo. Vediamo Turbo Schianto quanto mi fa di danno. Dovrebbe essere tipo lotta. Lui ha più 2 di attacco, eh. Ha più 2 di attacco e mi ha tolto metà vita. Quindi niente male. Questo è un attacco tra l'altro fortissimo, che può fare tipo 5 volte se non sbaglio. A 5 pp. Oh, cattura critica! Godo. Godo, cattura critica. E si gode. Con la cattura critica. Bella lì, ragazzi. Abbiamo preso Coraidon. Eccolo qua. Pokémon Paradosso. Non voglio ovviamente dargli un soprannome, cosa sono, uno scemo. Sembra si tratti del realato che, stando a un antico diario di viaggio, scisse la terra con i suoi pugni. Attenzione! Un realato che scisse la terra con i suoi pugni. Potrebbe essere il re di cui parlano gli altri leggendari. Ok. E quindi Coraidon preso. Wow! Cos'è successo? Gua? Cos'è successo? Beh, vedremo. Vedremo cosa è successo eventualmente in un eventuale prossimo episodio, anche se credo che siano semplicemente i versi dei nostri due Coraidon che fanno conoscenza. Credo. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto o vi è tornato utile, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Coraidon e Miraidon, se vi piacciono come Pokémon leggendari, qual è il vostro preferito, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!